Allora, l'ultima mezz'oretta facciamo qualcosa di un pochino più rilassante. Qualcosa di un pochino più rilassante, anche perché non è, anche se fa parte del programma del corso di aggiornamento e approfondimento, però non fa parte comunque della cronaca. Però è bene che comunque gli istruttori conoscano anche un mondo un pochettino diverso da quello che è il mondo laico dell'arco nudo, e quindi che ci sono anche tiratori che a torto, a ragione, consapevolmente o inconsapevolmente, falsi, veri, reali, irreali, dichiarino di tirare in modo del tutto istintivo e quindi senza nessuna collimazione iniziale, presente o futura. E quindi, non so, indicando col dito indice quel punto, indicando col dito indice la freccia va in quel punto. No, magari l'idea potrebbe essere quella: conosco perfettamente il mio arco, la mia parabola, quindi mi immagino prima del tiro la parabola e quindi non faccio altro che muovere il braccio e vedere dove va a finire la mia parabola che mi sono immaginato. Scoccherò la freccia seguirà la parabola che mi sono immaginato e andrà esattamente nel punto da colpire. Anche se può essere, in modo mentale un sistema possibile, nella realtà ahimè non è allenabile un sistema del genere. Qualcuno è più portato, qualcuno è meno portato, ma è più un talento naturale che un qualcosa che si può allenare. Ad esempio, io posso dire di voler diventare come Pavarotti, ma per tanto allenamento che io possa fare, per tanti maestri bravi che posso avere, non mi avvicinerò neanche lontanamente, perché non ho il talento necessario di essere intonato, tanto per cominciare. Vediamo intanto brevemente questo genere di tiro, l'ho voluto riassumere un pochettino, lo vediamo. Il viaggio della freccia è magico, affascina sempre l'arciere perché prolunga e sottolinea l'emozione che lo sguardo ha trasportato nell'intimo di lui stesso. Esso costruisce l'unione fra bersaglio e arciere. Questa è una frase, diciamo, di questa persona che si chiama Giovenale Botta, che ahimè ci ha lasciati improvvisamente un paio di anni fa, che praticava questo genere di tiro in modo molto sofisticato anche, no? Proprio un tiro esclusivamente mentale. Comunque aveva anche il suo senso e il suo significato. Nell'approccio col tiro con l'arco tradizionale, sia lombò o arco istintivo, e sapete che adesso dal primo di gennaio non si chiamerà più arco istintivo, si chiamerà arco tradizionale, quindi arco istintivo non esiste, non sarà più AI ma sarà AT, quindi spero che anche sugli NSE e su tutte le cose vengano cambiate e non esisterà più l'arco istintivo, anche perché questa parola istintivo dava adito a filosofie o sembrava essere più verso il tiro istintivo, invece no, poteva chiamarsi arco pippo o arco cavallo, l'hanno chiamato arco istintivo, che non c'entrava niente col tiro istintivo o con la filosofia legata a questo tipo di tiro. Nell'approccio col tiro con l'arco tradizionale, sia lombò o arco istintivo, occorre fare i conti con questa rappresentazione della realtà, molto più intima e legata a aspetti filosofici ed introspettivi. Ed è proprio tenendo conto che dobbiamo sviluppare un buon metodo per fare centro. Ovviamente nessun metodo sarà efficace fin tanto che non si sarà acquisita una buona tecnica di tiro. Ma questo è ovvio, no?
qualunque tipo di tiro istintivo, e sappiamo benissimo che il tiro istintivo è nato con la caccia, no? È nato con la caccia, perché è nato con la caccia? Perché si alza il fagiano, pam, ammazzo il fagiano, ok? Questo è, e quindi è un istinto, un tiro fluido dinamico, un tiro immediato, un tiro a colpo d'occhio, chiamiamolo come vogliamo, ma è, si alza il fagiano, per quello che si dice con l'arco istintivo si mira ad arco abbassato, perché ho l'arco abbassato, si alza il fagiano, ammazzo il fagiano. Ma attenzione di non cadere in un tranello, che se è vero come è vero che sono cacciatore, non sono cacciatore, per assurdo, se è vero come è vero che sono cacciatore e che in una battuta di caccia con l'arco tirerò 4 frecce e non devo ferire ma uccidere, perché sennò non faccio bene il mio mestiere, qual è quell'arciere che ha 4 frecce da scoccare e farà 4 centri? Solo un arciere di ottima fattura e di ottima qualità, se no non funziona. Quindi dovrà avere un allenamento eccezionale per diventare un buon arciere istintivo, oppure avere un talento eccezionale. Arco istintivo e lombò hanno 2 metodi di tiro molto sfumati tra di loro. Esiste un primo metodo puro di tiro con l'arco tradizionale che richiede che si usano solo le facoltà di coordinazione tra occhio, mano e cervello. Il talento che a quanto pare la natura ha fornito a tutti gli uomini. No, gli diamo una pietra. Un pallone. Esiste. Di sicuro non legato esclusivamente al tiro con l'arco, è legato a un sacco di altri fattori. Allo stesso modo si comporta l'atleta che tira con l'arco in modo istintivo, guardando il bersaglio da colpire e tendendo, rilasciando l'arco senza mirare in modo conscio. Tutti possiamo essere in grado di operare allo stesso modo, come tutti siamo capaci con poco allenamento di lanciare un sasso per colpire una pianta o di lanciare la palla al nostro amico. Naturalmente riuscire a tirare bene con l'arco istintivo richiede tempo, allenamento e dedizione, ma come del tutto del resto. D'altra parte, riuscire nel tiro istintivo è uno dei piaceri maggiori che può provare un tiratore. Rilassato. Patum! Freccia rotta. Cosa fare esattamente? Si tratta di insegnare al proprio cervello, al proprio corpo e ai propri occhi di lavorare in modo coordinato per raggiungere il risultato voluto, cioè colpire quello che si sta guardando. Cosa significa tiro istintivo? Tirare in modo istintivo è un processo deliberato nel quale, attraverso la ripetizione delle operazioni, il nostro corpo impara come sollevare e puntare l'arco per colpire il punto scelto, solo fissando il punto che si vuole colpire e concentrando su di esso la propria attenzione. Il cervello ci farà realizzare il tiro in modo esatto. Questa filosofia abbiamo visto prima che la applichiamo anche al tiro al nudo, in modo molto più semplificato e facilitato, e ci viene eccezionalmente comodo. Per convincervi che questo è vero, si provi a fissare un oggetto attraverso la stanza fuori dalla finestra. Poi si chiudono gli occhi e si punti il dito indice col braccio teso verso questo. Aprendo gli occhi si potrà constatare che il dito sarà indirizzato molto vicino al punto fissato. Abbiamo coordinato, fissiamo quella bottiglia, poi chiudiamo gli occhi e più o meno indirizziamo verso quella bottiglia. Questo dimostra che già abbiamo l'abilità di tirare in modo istintivo, occorre solo del tempo perché si riesce ad eseguire, di essere in grado di eseguire la stessa cosa con altre frecce, ovviamente. Uno dei migliori tiratori su bersagli mobili è stato Howard Hill. Nel suo libro
di cacciatore ci insegna il suo metodo tenendo gli occhi fissi sul punto che voleva colpire mentre osservava la punta della freccia con la visione periferica, che chiama seconda visione, in modo da poter valutare le correzioni da fare in base alla distanza dal bersaglio. Howard diceva che è il metodo più efficace per colpire un bersaglio, anche in movimento. Una specie di gap shooting che vedremo oggi pomeriggio, una specie di gap shooting, però più in modo istintivo abbastanza puro. Howard Hill scrive nell'Enciclopedia del Cacciatore del 1947 che un principiante dovrebbe cominciare a tirare in modo istintivo guardando solo il punto da colpire, già da subito. Solo dopo aver imparato a tirare così può cominciare a guardare la punta della freccia con la visione periferica e a valutare la relazione tra il punto della freccia e il bersaglio in base alla distanza. In questo modo aveva anticipato la tecnica moderna, prima consolidare una buona e ripetibile forma di tiro, poi attivare metodi e strategie di mira. Cosa, mi rivolgo a Massimo che magari è più da quel lato pratico di queste cose qua, ahimè si fa esattamente il contrario, si fa esattamente il contrario. Prima le strategie di mira istintiva e dopo la ripetibile forma di tiro, e lo credo, diventa un puntaspilli il mio bersaglio, e allora mi chiedo il perché è un puntaspilli, nonostante mi concentro. Ma non è scontato questo, ahimè. Io mi sono accorto, frequentando certi ambienti, che prima si fanno i puntaspilli e poi ci si chiede perché c'è il puntaspilli. E no, prima la tecnica di tiro e poi la rodata, anche istintiva. Ok? Però avete avuto un modo... Chi è che... questo tipo di insegnamento a un allievo diventa, secondo me, difficile. Momento stesso, ma in cui esiste una tecnica per andare con l'udo che è applicata. Certo, ma lo scopo di tutto questo parlare prima di pranzo è quello che sappiate questo argomento, certo. Che abbiate uno skill su questo argomento. Non mi permetto di dire fate così, dovremmo parlare di altre cose, di altre... Oggi affronteremo anche un metodo per rendere più laico e sicuro questo genere di tiro. Ne parliamo oggi pomeriggio, dopo pranzo, non vi addormentate. Ah, è perché conosciate anche queste cose qua. Oh, un tecnico deve saper tutto. Lei deve sapere solo alcuni, deve sapere anche di compound, deve sapere anche di olimpico, deve sapere anche di archi tradizionali, perché non dimentichiamoci che nel mondo è l'arco tradizionale che comanda. Il 75% del flusso di denaro legato al tiro con l'arco, siccome il denaro comanda, il 75% del flusso di denaro legato al tiro con l'arco è 3D. E arco, ahimè, il compagno fa la padrona, è 3D, è tiro tridimensionale, su sagome tridimensionale. Voi pensavate alle Olimpiadi, pensavate alla World Cup. Pensavate a Las Vegas, no, è tutto tiro 3D, è tutto tiro 3D, quindi tutti i produttori del mondo, tutti i costruttori di archi, ma vi basta prendere un catalogo Holt, prendetelo, sfogliatelo, ditemi quanto è dedicato alla targa e quanto è dedicato al 3D. Il 90% è dedicato al 3D e il 10% al tiro alla targa, sia compound che... Ok? Io convinto. Lo stesso Howard Hill, che ci consiglia un semplice allenamento per vedere la freccia con la visione periferica, pur mantenendo la concentrazione e la visione effettiva sul centro bersaglio. Ma come ci consiglia di allenarci? Per prima cosa, dovete imparare a guardare un punto da colpire, scegliere un piccolo oggetto, guardatelo, concentrate l'attenzione solo su quello fino a che là, e quella è l'unica cosa che vedete. Allenatevi in questo modo ogni giorno. Lo potete fare anche in casa, deve diventare un'abitudine efficacemente radicata nell'arciere.
imparato a fare questo automaticamente anche con un oggetto che si muove, ad esempio con la televisione, quindi escludendo tutto il resto. Posso affermare, in base alla mia esperienza di arciere, che tira da molti anni, che quando si tira distanze note o comunque facilmente stimabili, chi usa il gap shooting vince le gare, non c'è assolutamente nessun dubbio. E oggi pomeriggio lo vediamo, questo famigerato gap shooting. Per contro, i bravi tiratori istintivi, veramente istintivi, come qua abbiamo un esempio, la Michela Donati, che è una delle più, è veramente una tiratrice istintiva, pura, guarda solo il bersaglio, non si preoccupa minimamente della posizione della freccia, però alle volte è proprio, non prende assolutamente niente, tutti zeri, alle volte tutti centri. O non facilmente stimati, e chi tira in modo realmente istintivo ovviamente vince. Mettendo insieme la capacità di... Qua non notate niente di strano. Esatto. È così. Fa così. Però è campionessa, è stata campionessa del mondo. O bisogna guardare le altre. Bisogna guardare le altre. Vabbè. Comunque, mettendo insieme la capacità di concentrare la visione sul punto da colpire, l'aver acquisito una buona tecnica, farà del tiratore istintivo un tiratore di successo. Ho fatto troppo in fretta, iniziamo anche l'altro e poi lo concludiamo, perché è un pochino più lungo. Seconda parte, il gap shooting. Cinque minuti, poi andiamo a farlo qua. Nella prima parte abbiamo parlato del tiro istintivo puro. Molto spesso si lascia agli istruttori, e i miei pochi conoscono questo mondo, si lascia agli istruttori la fase di sperimentazione sul campo, e poiché dubito che molti praticanti tirino conoscendo le ragioni dinamiche del perché alcune cose succedono, è essenziale però perciò conoscere almeno a quali leggi della fisica è legato il sistema arco e il suo volo, che è una parabola. La parabola è una funzione geometrica. Di solito quando chiedo cos'è la parabola, come spara il cannone. Scusami, qui stai affrontando il discorso della mira sui tiri istintivi, rombo e tutto, ma sì. Un atleta che viene da noi come tecnici, e che è lombò, arriva magari da altri orientamenti, FIAC, che ne so, FIDAS, queste cose, e le prime cose che hanno assisti di dire che lombò, per esempio, hanno l'arco di traverso. Agisci in quel, cioè, vai a stravolgerlo da quel punto di vista? Allora, il problema che abbia l'arco di traverso, molti tiratori istintivi, molti tiratori che provengono magari da altra realtà, colgo l'occasione della domanda che mi hai fatto, le vediamo tirare in questo modo qua. Stringere molto l'arco e tirare in questo modo qua. Sia essi che siano ricurvi tradizionali, quindi archi tradizionali, o archi lombari. Le vediamo in questo modo. Allora, per quanto riguarda l'arco lombò, può essere una scelta dettata dallo strumento, perché molti archi lombò non hanno una finestra, proprio perché la costruzione dell'arco lombò in un pezzo unico di legno prevede un minimo di finestra, perché il punto di rottura di un pezzo di legno qua è molto facile che avvenga. Quindi molto spesso, adesso poi quando parleremo del lombò, vedremo che tipi di finestra ha il lombò. Quindi per vedere il bersaglio e la freccia devo per forza piegare l'arco. Ok? Cosa dire a queste persone? Che un lombò con la finestra larga è molto più performante, e il tuo lombò che devi piegare perché ha la finestra stretta è un vecchio lombò, e appendilo al camino lo farai vedere ai nipoti. E ho detto una
una frase ovviamente, è molto meglio ovviamente anche per il lombò tirare in posizione eretta. E non lo dico io perché ne sono convinto, lo dico perché banalmente mi sono messo a seguire le gare IBO negli Stati Uniti. Come le gare IBO negli Stati Uniti, International Bow Hunting Organization, sono frequentate da milioni di tiratori lombò, decine di migliaia, milioni forse no, anche se gli iscritti sono 2 milioni e 800 mila negli Stati Uniti, quindi decine di migliaia. I vincenti, quelli che vincono con lombò all'estagono tridimensionale, sono tutti tiratori dritti e fanno veramente dei tiri eccezionali. Mi dispiace che non ho portato questi filmati. Quindi è consolidato il fatto che nello sport del tiro con l'arco tradizionale si tira dritti. E se non puoi tirare dritto perché il tuo arco non te lo permette, ti conviene comprare un altro arco. Investi in un buon arco con una buona finestra che ti permette di tirare dritti. D'altronde il miglior lombò al mondo per costruzione, per capacità d'uso, si chiama Black Widow, vedova nera, ed è prodotto negli Stati Uniti, costa il giusto, ci sono dei prezzi, ma può costare anche 1800 euro un arco di questo genere, ha una bella finestra, non si rompe, funziona molto bene. Io ho avuto la fortuna di adoperarlo per 3 mesi, un tiratore me l'ha prestato per 3 mesi, perché io, prima di parlare di lombò, voglio tirarci. Per 3 mesi di fila ho usato solo il lombò, tant'è che poi alla 12 ore degli Arcieri delle Alpi ho tirato con lombò e ero in coppia con un altro lombò forte, però ho fatto la mia parte e abbiamo vinto. Perché mi sono allenato a fare lombò e con un buon lombò si fanno dei bei punti. Quindi li raddrizzi, la risposta. Li raddrizzi, poi il curvo, poi si tira solo dritto. Okay. Il fatto di tirare nella caccia, nella boscaglia, ha un senso, ma siccome la mia gara non la faccio nella boscaglia e la mia sagoma, se mi vede, non scappa. Quindi non ha nessun senso scimmiottare, perché a questo punto solo scimmiottare, perché non c'è un senso valido, e solo scimmiottare l'attività venatoria, ok? Non ha nessun senso logico dal punto di vista sportivo. Questo è. Poi magari perché gli cadono freccia, sono i resti altri, ma ci sono mille metodi per non farla cadere la freccia. Colpo di lima sul legno e la freccia non cade più, ed è possibile farlo, visto che è possibile variare anche il punto di center shot. Ci sono le regole che ti rendono attuabile questo genere di cose, tra cui se non vuoi usare un rest, perché in chitarra si può anche usare un rest tipo quelli della Hoyt, quindi non ti cadrà mai più la freccia. Sul tradizionale, sul lombò da un colpettino e la freccia non cade più. Ho idea che questo punto sia molto tecnico e difficilmente comprensibile per quelli che, e parliamo della maggioranza degli arcieri, non hanno familiarità con la dinamica del volo della freccia. Parabole e traiettorie legate ad una scienza che si chiama balistica esterna. E utilizzano tantissimi questi metodi di mira. Punto 0, 40 yard miro qua, 30 yard miro qua, 20 yard miro qua, 10 yard miro qua. Cioè questo punto lo metto nel centro, se sono 10 metri, esattamente come un mirino di un altro mirino. Dicono che tirano in modo istintivo, invece usano le venature dell'arco come tacche di mira. Tranquillamente. Questa foto è tratta da un manuale per utilizzare, un manuale americano, per utilizzare
l'arco ricurvo, ok? Non è, non fate così, non è una foto, non fate, tratto dal libro, non fate così, no, è tratta dal libro, così si fa. Quante litri devi tirare per far così? No, è un esempio ovviamente. No, perché? È un esempio, poi si fa. Poi vai a tu hai le tutte osservazioni. Certo, poi non sarà le proprietà. Perché ti possono togliere tutto, ma le venature del legno non te le tolgo. Insomma, praticamente tutti mirano. No, non è vero, no, io ho parlato con grandi tiratori, veramente eccezionali, che sono sicuro, perché abbiamo discusso di tante cose, e non mirano. No. Cioè non collimano? No, guardano il bersaglio e con l'alto del braccio. C'è un aneddoto, così poi andiamo dopo avanti, perché dopo diventa interessante. Chiudiamo con un aneddoto. Nel 2013, campionati europei di 3D in Sardegna. E è stata una bella trasferta, un bellissimo posto. Eravamo alloggiati in un agriturismo bellissimo dove c'era anche un grande campo di tiro con l'arco dove c'erano le sagome, ci potevamo allenare. Poi, non so, a quel tempo la federazione effettivamente aveva probabilmente più soldi, quindi addirittura siamo andati giù al sabato, alle gare cominciavano lunedì. Quindi avevamo veramente tempo di allenarci, di fare diciamo un pre-raduno per così dire. Quindi siamo stati giù 9 giorni. Quindi. Una bella gita, una bella trasferta, di cui io ahimè non ho fatto bene. Però avevamo questo bellissimo posto dove ci portavano le nostre sagome, c'era anche un campo fita addirittura, quindi si tirava fino a 90 metri. E a quel tempo io e Giuseppe Seimandi ci allenavamo anche a tirare 90 metri. E Seimandi era molto bravo a tirare 90 metri. A 90 metri di me bisognava contromirare molto in alto con l'arco nudo, però lui, essendo un tiratore eccezionale, quindi con una tecnica eccezionale, veramente a 90 metri stava nel rosso. Minchia, è vero, no? Però quello è un talento. Sicuramente. Salvo disastri mentali, però quello è un talento. Va bene, chi c'era con noi in squadra? Un tale Paolo Bucci, non so se avete mai sentito questo nome, sicuramente no, però è uno che ha scritto anche dei libri, ha tenuto dei corsi sul tiro istintivo ed è un tiratore lombò, in cui proprio ha tutte le caratteristiche del tiratore mentale, molto mentale. E Giorgio Botto parlava di questo di Seimandi che era in grado di tirare a 90 metri e al che Paolo Bucci diceva ma anch'io tiro alle lunghe distanze. Ah, con Lombò? Sì, dai, fate una sfida. Va bene, tira 6 mandi, 7, 8, 7, 6, 90 metri, grazie. Che cazzo, va. Arriva Bucci, mette la freccia sull'arco, proprio così, guarda le foglie, guarda il vento. Poi, qua, va così, vedi muovere, freccia di legno pesantissima.
Cioè, adesso sei il limite della nostra croce! Croce! Senza preoccuparsi. No, sento le K. Otto. Sta stata la nuvola, mi ha fatto quella e... X, 8, 8 poi. Sti cazzi. Sti cazzi. Difatti, ok, cambiamo questo gioco, andiamo a vedere... Andiamo su un piede. Anche perché lì da spiegare era dura. Da spiegare era dura. E Bucci, nel suo atteggiamento, dopo aver tirato, era questo col suo lombò. Una delle... un bel tiro. Grande Paolo. Grande, grande tiratore. Vabbè, dai, riprendiamo. Allora, eravamo rimasti lì che fanno le tacche, usano legno o di mirino, ma come possiamo insegnare noi, oppure come possiamo fare noi per avere un tiro abbastanza preciso ma senza fare string, no? Perché sappiamo che qualunque cosa possa capitare, e dobbiamo, ahimè, il regolamento prevede che sia nell'obò che nell'arco tradizionale possiamo avere al massimo 3 mm, erano 2, siamo passati a 3, 3 mm dall'incocco, quindi esattamente dopo il punto di cocco, per intenderci. Da quest'anno, anzi veramente da quest'anno, dal 1 di luglio 2022, è stato ratificato anche dalla Fitarco che l'arco tradizionale può variare l'ancoraggio. Quindi eventualmente può anche variare l'ancoraggio. Qua non lo può variare, però può variare l'ancoraggio. Il lombò no. Una volta scelto un ancoraggio, quello lo dovrà tenere per tutta la gara. Magari la gara successiva lo può cambiare. Però durante la gara no. Scusa, ma per arco tradizionale si intende l'arco scuola, perché l'arco tradizionale è inventato lo stesso, insomma. Sul regolamento per ora è denominato arco istintivo e ha una sua regolamentazione, sì. Che ha cosa è permesso e cosa non è permesso. No, ma dici che i lombò sono a parte, non sono a... Il lombò è un'altra divisione che ha un'altra regolamentazione. Se voi prendete il libro 4 e il libro 2 nelle carte federali, che sono i regolamenti relativi, vedrete tutto quello che compete all'arco istintivo tra un po' tradizionale e all'arco lombò. Quindi con quello che è permesso, quello che non è permesso, e tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Non è questa la sede per i regolamenti, ma non lo so applicare. Andate a leggere, perché ogni arciere deve saperne più degli arbitri. Ogni arciere deve saperne più degli arbitri. Ma è logico, no? Siete voi che tirate e voi dovete conoscere alla perfezione i regolamenti per poterne usufruire. Più degli arbitri. Di più. Allora, un buon compromesso è quello di usare un tiro veramente istintivo fino a circa 15 metri. Da 15 a 30 metri e oltre è più redditizio usare il sistema di gap shooting, il quale sarà sicuramente più performante e sfrutterà appieno la tecnica di tiro acquisita. Allora, cosa vuol dire tiro veramente istintivo? Beh, siccome non era, quando ho fatto queste diapositive, non era ancora permesso il test walking, e comunque tralasciamo il test walking perché poi nel lombo non è previsto, sotto i 15 metri, tenendo la mano della corda vicino alla freccia, la punta della freccia ce l'avrei per terra. E quindi devo adottare delle contromisure. Una buona contromisura sarebbe quella, come abbiamo visto
nelle fotografie, di avere un ancoraggio molto alto. Facciamo finta che questo sia un lombò o un arco tradizionale, un arco, un ricurvo tradizionale. Una buona idea sarebbe quella, devo prendere qua ovviamente, di avere, già con gli occhiali non lo potrei fare, di avere un ancoraggio molto alto, questo, almeno questo. Vedete Fabio Pittaluga? Esatto, ma no, molto più alto. Perché questo? Lo vedremo tra poco. Perché questo mi permette di fare un gap shooting massimizzando le distanze, vedremo come. E cioè, il problema del lombò e dell'arco istintivo è quello di fare centro con la punta della freccia del giallo a una distanza comoda. Qual è una distanza comoda? Per il tiro 3D fitarco, per l'arco istintivo e l'arco lombò, una distanza comoda, dico comoda, ma strategicamente comoda, no? È quella di 24 metri. Quindi, la prima cosa che deve fare un arco lombò, un arco istintivo, è trovarsi un ancoraggio. Siccome non può correre sulla corda, ma può correre sul viso, un ancoraggio tale che mettendo la punta nel giallo a 24 metri colpisca il giallo. Ok? Perché 24-25? Adesso ci arriviamo. Cominciamo a dire che per me è 24 metri, non so, per me. Pittaluga fa così, 24 metri, vediamo poi, perché ve lo dico subito, perché poi facciamo un ragionamento, perché 24 metri? 24 metri perché ci permette che a 24 metri mi ero nel giallo, 24, 25, non stiamo lì a guardare il metro, 25 metri, mi ero nel giallo, ok? Se la sagoma è a 25 metri, la valuto, 25 metri, posso mirare esattamente nell'11 e la freccia, se tiro bene, e va lì. Però se la valuto a 30 metri, il mio gap che ho calcolato sarà di tanto così, miro la schiena, un po' più in alto, 20 metri miro la pancia, miro 15 metri miro il ginocchio. Questo si chiama gap shooting. Adesso lo spieghiamo bene. Allora, le spiegazioni che sono qua dietro, non ho ancora cambiate, abbiate pazienza, chiedo venia, sono per la FIA, perché finora queste spiegazioni erano adatte a un altro pubblico, però per voi non importa, perché l'importante è che voi capiate l'idea e la teoria e la strategia che sta alla base di queste spiegazioni, ok? Non tanto, non credo che avrete mai allievi da iniziare al tiro lombò o al tiro istintivo, anzi però intanto è importante comunque conoscere la strategia che sta dietro, le regole da tenere conto. Nel caso della FIARC, il punto dove mirare, siccome la FIARC ha tante libre e soprattutto non hanno un ancoraggio, hanno sempre un ancoraggio abbastanza basso, il punto zero dove la punta nel giallo, ahimè, 50 metri. È 50 metri. E quasi tutti 50 metri, perché hanno tutti oltre le 45 libre, sia nel ricurvo che nel lombò, forse adesso anche un po' meno, non lo so, adesso non frequento più, però faccio ancora corsi a società FIA, faccio ancora. Ultimamente ho proprio pubblicato
tutta una serie di lezioni per quanto riguarda le società Fiat, sono su YouTube. Se vuole, guida all'arco tradizionale. Questo no, comunque è abbastanza interessante. Una società Fiat che ha chiesto, l'ho filmata, perché è a disposizione. E normalmente, e quello non lo posso variare, non lo posso consigliare, come faccio con il 3D Fitarco e dico la punta della freccia dovete far centro a 24-25 metri, e ai miei lo fanno a 50, ma va bene per loro, viene bene, è giusto, non è sbagliato, è giusto, e lo vediamo. Vediamo il perché. Vediamo il secondo metodo più laico di tiro con l'arco, il ghiacciuting. Nel ghiacciuting, ad esempio, sistema di Warrior o altri, si mette a fuoco il bersaglio, si tiene sfocata la punta della freccia e con la visione periferica si ha la consapevolezza della sua posizione rispetto al punto da colpire. Questo sarebbe l'ideale, ma ahimè non si usa il gap shooting di questo tipo, ma si usa direttamente un falso scopo. E cioè, cosa vuol dire? Che differenza c'è tra il gap shooting e il falso scopo? Il gap shooting è questa cosa che vi ho appena insegnato nell'arco nudo, in cui si può fare perché io vedo e non vedo la punta, mi è conveniente. In questo genere di cose qua è troppo complicato, quindi se io stabilisco che la distanza merita il mio tiro al ginocchio, tiro al ginocchio come per colpirlo, poi la freccia andrà nel centro, ma meno il ginocchio. No, split vision, tutte queste palle qua che... palle, non sono palle, tutte queste cose che si dovrebbero fare. Questo lo stile... Scusate se mi piace un po', ma... prosciutto i funghi si stanno male. Il fatto di mirare al ginocchio, devi stimare... Ma dove è capita? È calma. Ecco lei. In questo caso si mira posizionando, osservando più o meno consciamente la punta della freccia su di un punto ben definito del bersaglio, stabilito in base alla distanza a cui si sta tirando. Distanza stimata osservando la grandezza apparente del bersaglio e valutata in base all'esperienza acquisita con la pratica. E vedremo come allenare questo punto. Eccolo qua. Ma come valutiamo il punto dove posizionare la punta della freccia? Occorre costruire una bella tabella in cui si indicano per le diverse distanze il gap corrispondente. Adesso vi spieghiamo questo bel disegnino. Cosa vuol dire? Al posto del cerchio, c'è la lingua flippata. Quello lì è quello di Ruggio o è quello di Arce da Penso? È Ruggio questo. Allora, di solito la tabella è fatta per distanze da 5 a 55 metri, perché sono le distanze che si usano in IFA o comunque in questo tipo di gare. Può essere anche fatta di 2 metri e mezzo, 2 metri e mezzo per distanze corte, ad esempio fino a 20 metri, e a distanze di 5,5 per le distanze maggiori. Come preparare questa tabella? Per prima cosa bisogna definire a quale distanza si colpisce il centro del bersaglio mettendo la punta della freccia nel centro stesso, quello che abbiamo visto prima. Okay? In questo caso, lo vediamo qua, questa è la parabola che fa la freccia. Ok? Quella è una parabola. Una parabola. Attenzione, perché questo qua è terra. È venuto la birra, grazie a mano che ha preso la media. Io. Tutti potrebbero. Non lo dubbio, ma resiste la birra. Ma di che non c'è la gente non riescono ad alzarla. Non c'è più voglia. Allora, zitti. Ecco qua la parabola della mia freccia. Sto tirando a 50 metri, quindi miro nel centro. La mia parabola, la mia freccia e va nel centro. Ok? Benissimo. Questo è il punto iniziale. Il punto nullo, o punto zero, o punto in cui mirando nel centro la freccia va nel centro. Mettiamo, potrebbe essere qua al posto,
per fare i conti bene, ci viene bene fare i conti, anche un dato reale, perché effettivamente la maggior parte è così, cioè mettendo la punta nel centro a 50 metri nel centro. Ci serve sapere anche un altro punto di tutta questa balla. Ci serve anche sapere un punto, il punto di inversione della parabola. Qual è il punto di inversione della parabola? Perché la freccia parte andando in alto, poi a un certo punto scende o sul bersaglio. Il punto in cui da salire scende si chiama punto di inversione, che è questo qua. E ci serve sapere dov'è questo punto di inversione. Ci serve sapere dov'è il punto di inversione. Perché vedete che dal punto di partenza della freccia al punto di inversione ci si chiama parte rettilinea della parabola, che non ci interessa, perché ci interessa organizzare bene questo, il tiro. La traiettoria fatta dalla freccia per arrivare al punto nullo o punto zero, ovviamente curva perché la parabola è una curva, a un punto in cui la distanza dalla retta arciere bersaglio è massima. Questa. Ad esempio, punto nullo a 50 metri, il punto di inversione della curva è 30 metri. E vedremo che proprio dove c'è il punto di inversione, dalla sperimentazione che adesso andremo a fare, con la costruzione della nostra tabella, nel punto di inversione avremo il massimo gap shooting. E cioè, per colpire il centro a 30 metri, noi dovremo virare più in basso il più possibile, ma vedremo come. Ma questi 30 metri però sul tuo arco, sul mio potrebbero non essere 30 metri. L'ho appena detto, nella maggior parte dei casi è così. Ah, ecco. La maggior parte. Ho notato che nella maggior parte dei casi è così, di queste gare. È logico che poi se a me, l'ho detto prima, mi conviene avere punto nullo, punto zero a 25 metri, tutto si comprime e si sposta. Ma l'idea è importante. Poi uno fa le sorte e le occupazioni. Per colpire il bersaglio a 30 metri occorre mirare sotto il bersaglio di un certo valore. E questo è il caso in cui la distanza del punto di mira sotto il bersaglio è massima. Il gap è massimo. Come ho stabilito che il gap è massimo? Questo è il punto di inversione, esattamente sotto abbiamo tutti i gap shooting. Qui ho un gap shooting a questa distanza, che magari sarà 10 metri, 8 metri, ho questo gap, ho questo gap, ho questo gap, a questa distanza ho questo gap, a qua ho il massimo, per poi di nuovo risalire. Come lo verifico? Questa cosa che è controintuitiva, tutto sommato, lo verifico. Adesso vediamo dopo, ancora diciamo ancora una cosa, infatti il principio per il tiro ad ogni distanza fra il tiratore e il bersaglio al punto nullo è questo: mirare sempre sotto il centro del bersaglio in misura uguale alla distanza esistente tra la parabola percorsa e la retta arciere bersaglio. L'ho appena detto prima, il trucco è questo: a questa distanza questo è il gap shooting e centro il mio bersaglio. Come lo risolvo? Così non si capisce molto. Così. Allora, prendo un bel bersaglio da 122, bello grande, ok? Vado davanti al bersaglio e miro nel centro. E se sono a un metro dal bersaglio, la freccia andrà nel centro. Oh, sono sotto poca, non c'ho lo streamwall. Mi allontano di 5 metri e la freccia impatta qua.
mi allontano a 10 metri e la freccia impatta qua, mi allontano di altri 5 metri e la freccia impatterà qua, a 20 metri impatterà qua, a 25 metri impatterà qua, a 30 metri impatterà qua, ok? Poi dico, vado a 35 metri e la butterò fuori dal pagliolo. No, mi accorgo che andando a 35 metri la freccia impatta qua. Lo vediamo qua, avete visto? A 30 metri è salita, ma poi scende. Poi vado a 40 metri e la freccia impatta qua, e a 50 metri, come avevamo previsto, la freccia va esattamente al centro. È matematica. È matematica. Conoscendo le dimensioni del bersaglio si possono definire dei punti di riferimento sul bersaglio stesso, che permettono di definire di volta in volta il punto di mira a qualsiasi distanza sto tirando. Ad esempio, voglio fare centro qua e valuto questo coso a 30 metri, anzi lo valuto a 28 metri, dove devo mirare? Zocco. 28 metri mirerai proprio sullo zocco. No, qua così. Ok? Se lo valuto a 18 metri? Sali. Ginocchio. Qua così. Ginocchio, no. Ok? Se lo valuto a 43 metri? Questa tabella te la devi imparare a memoria prima di fare la gara. Non è che tu puoi mettere lì a contare le distanze. Ti tiri fuori il foglietto. Vabbè. Si può fare? Non si può fare. Eh? E oggi devi avere memoria di questo, non è che c'è tante cose da memorizzare. Non c'è, non devi parlare ancora di mia commedia. No! Cioè, da memorizzare sette volte cose. Però ci vuole tanta esperienza, devi farlo, devi farlo. E cosa pensavi che vuole fare? Abbiamo fatto robe difficili fino adesso, perché questo dovrebbe essere. Facciamo attenzione alla musica. No, ma possiamo usare. Lo devi sapere su tutto il sacco. Ma no, non lo devi sapere su tutto il sacco. Allora, la tabella te la fai? Adesso ho imparato a mettere anche i conigli a 30 metri. No, non si può mettere i conigli a 30 metri. Chi l'ha detto? Lo dico io, ma soprattutto lo dice il regolamento. A cui bisogna, se i giudici di gara non conoscono bene il regolamento, non lo conoscono bene, bisogna farlo rispettare. Soprattutto lo deve far rispettare l'organizzazione. Non il singolo arciere, il singolo arciere non ha nessunissima voce in capitolo durante la gara, zero. Il giudice di gara ha è Dio, ha potere, quindi è insindacabile. Non c'è la commissione di garanzia, non c'è la giuria d'appello nelle gare interregionali, e quindi quello che dice l'arbitro, che dice il giudice di gara, stop. Però l'organizzazione deve conoscere, e molto spesso lascia correre, non gliene frega, o non gliene frega assolutamente niente, ma c'è proprio scritto testualmente sul regolamento, nonostante che i gruppi siano stati aboliti, questo non vuol dire che si può fare quello che si vuole, perché c'è proprio scritto che la grandezza degli animali deve essere proporzionata alla distanza. La grandezza degli animali deve essere proporzionata alla distanza. Questo cosa vuol dire? Non è interpretabile a cavolo. Deve essere proporzionata, quindi la grandezza degli animali deve essere proporzionata alla distanza. Stop. Quindi l'organizzazione della gara, se il giudice di gara dice qualcosa, non va bene. Se l'organizzazione mette i conigli a 30 metri, il giudice di gara deve farli spostare, perché sono contro il regolamento.
però ci sono sagome in piedi e sagome a cominciare. Ho capito, adesso posso rispondere a cosa mi ha detto. Allora, quello che voi dovete conoscere è il gap del vostro arco. Qual è il gap di questo arco? Che a 30 metri il mio gap massimo è di un metro. Ok? Questo metro lo devi posizionare su tutte le sagome. Ok? Ecco, nella Fiat non c'è questo bisogno, perché nella Fiat si parte dai 18 metri in avanti, non c'è niente sotto i 18 metri. Quindi c'è gli animali sono posizionati da 18 a 54 metri, a seconda della tipologia di gara, ovviamente. Nella Fitarco è molto più semplice, i nostri gap non superano mai i 50-60 cm a questi famosi 25 metri che è il punto di inversione. Quindi è facile portare 40-50 cm su qualsiasi sagoma, indipendentemente dalla sagoma. Io so che a 25 metri, che tiro nel centro, se io devo tirare a 15 metri, dovrò la mia inversione magari è a 15 metri o 18 metri, dove ho il massimo gap, dovrò mirare 40 cm sotto la sagoma. È logico che ognuno di noi, non si può fare una tabella che vada bene per tutto, ognuno di noi deve fare questo lavoro col suo arco, col suo ancoraggio, e farsi la propria tabella e stabilire quanta distanza c'è tra il punto di inversione e il punto zero. Ad esempio, fossi la Fitarco qui a dimezziamo tutte queste distanze, le dimezziamo tutte. Possiamo dimezzarle tutte. Ok? Qua c'è 2 metri e mezzo, qua c'è 5 metri, qua c'è 7 metri e mezzo, qua c'è 10 metri, qua c'è 12 metri e mezzo e un'inversione a 15 metri. Quindi qua 18 metri mi va a finire qua, 20 metri mi va a finire qua. 22 metri e mezzo mi va a finire qua e 25 metri mi va a finire qua. Come ho stabilito questo? Ovviamente ho un ancoraggio molto più alto che mi permette di fare questo. Anzi, neanche così, ce l'ho anche più compresso ovviamente. Se tu vai a 5 metri e centrare la freccia in già, ti allontani, cominci a andare fuori dal pallone, allora ripeti la cosa. Se vai troppo fuori dal pallone non ti resta che alzare il tuo coraggio. Diventa come un mirino, la scala di mirini più corta, più mi perdona. Eh sì, certo. Ma soprattutto dov'è che perdona? Perdona qua. Questa è la parte più rettilinea della parabola. Qua da 0 a 25 metri, perché se io ho il punto di inversione a 18 metri, in questa zona qua ho pochissimo gap, massimizzo molto l'errore. Io sono sempre di lì. Infatti, esatto. Basta avere un pochino di libre, 38-40 libre e sei sempre lì. Non devi neanche star lì a cincischiare tanto. I problemi ce l'hai da 15 a 30. Da 15 a 30 devi studiarti bene il tempo. E se hai fatto bene le cose, su qualsiasi animale, cioè sugli animali più grandi, per arrivare a 30 metri miri sulla schiena. E vanno dentro. Adesso con l'arco in curvo, cioè, hai anche la possibilità di variare il peso di giù, quindi anche con poche libre prendi gli animali vicini, metti la freccia all'occhio e anche gli animali vicini le prendi giù, anche con poche libre, quindi anche le donne sono più facilitate. Ok, qualcosa da chiedere su questo? Mille 1200, certo.
non avete dedicato un corso soltanto per fare. Sì, soltanto questo, però questo è un aggiornamento, non è un corso per di. No, bisogna fare come ho fatto tutta una giornata solo su quella, come ho fatto in quella società. Però sappiate, perlomeno adesso avete un'infarinatura su come si organizzano queste cose, come effettivamente poi alla fine funzionano. Il gap shooting si utilizza così, si vede un po' come funziona. Chiaramente può avere la freccia, deve essere sempre quella, perché se magari cambi tipo di freccia perché te ne fanno un po'. Ma logico, ma lo fai per te. Sì, sì, sì. Ogni cioè, la freccia, cioè tutto lo comprimi poi alla fine. Sì, sì. No, perché alla fine uno si chiede, ma come fa quello a prenderci sempre? Come fa Pittalunga a prenderci? Prima di tutto perché nel 3D è un po' più facile. E poi perché lui, con il coraggio messo al punto giusto, con le frecce giuste, con tutto giusto, comprime molto, alla fine non è che c'è tanto da... E poi è anche bravino. Poi, oltretutto è bravo, credo. La bravura tecnica è sempre d'obbligo. Allora, vediamo sul lombò, grande richiesta. Non c'è tanto da dire, anche sul lombò, e per avere un'infarinatura, facciamo un piccolo aggiornamento per quanto riguarda l'ombra. Eccolo qua, io per 3 mesi ho tirato con l'ombra. Questo è l'ombra di luglio, tanto per dirne una. Già per sicurezza ho preso una freccia fru fru, però non cade niente. Guardiamo l'impugnatura. Il tiro è quello, senza dragona, ma il tiro. La tecnica di tiro è questa qua, non cambia assolutamente niente. Ok? Arco dritto, arco inclinato, vabbè, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Vediamo un po' come hanno fatto un po' tutti. Questo è Paolo Bucci, famoso di cui abbiamo parlato prima. Vedete com'è ancora? No, la freccia è venuta dentro. Questo Marco Pontremolesi, un altro campione italiano. Oh, dritto, da cosa dipende la scelta? Beh, i parametri costruttivi dell'arco, l'abbinamento anche freccia, tecnica di tiro e vale, linee di pensiero e scuola arcieristica ovviamente, però molto dai parametri dell'arco. Vedete, con questo tipo di finestra, se noi lo teniamo dritto non vediamo più la freccia. È logico che man mano che la finestra si apre abbiamo la possibilità di utilizzarla e di non piegare l'arco. Dicevo il mio amico qui che mi detiene per il lombo, che secondo me la difficoltà sta nel fatto di utilizzare degli archi, soprattutto parlo di notti, mi sono concesso di avere qualcuno che vuole utilizzare con il lombo, di avere un arco a un prezzo contenuto per far cominciare a tirare, che abbia delle caratteristiche tali da poter prendere l'arco di lombo. Io te lo posso dire, vuoi sapere? Allora, il miglior in assoluto, il miglior lombò prezzo qualità a prezzo contenuto che permetta di avere una bella finestra e di essere performante, di non avere 1000 vibrazioni, che non ti spappoli il braccio, è il Falco Archery. È un costruttore estone, è il modello di punta, il modello migliore, è il modello Trophy e costava, non lo so, non ho più guardato, l'ultima volta che ho guardato costava 470 euro. Quello di punta. E sempre a questo modello Trophy. Sì. Sempre a questo modello. Considerato che dei libraggi alti, perché sennò questi smettono di tirare, non è una cosa.
certo. Se noi scegliamo dei libraggi, lo stesso scegli lo stesso libraggio come se dovesse essere un altro Stone 2B, un po' più gruppo, è fatto bene, 290 euro. Io direi di non superare le 35 lire, puoi fare tutto in Italia. Assolutamente. Vabbè, il discorso è che si tirano frecce di legno per più frecce che danno, con i braggi che a me sono concesso, cioè non certo. Quindi, passi, vero, vero. Sto aspettando il punto interrogativo per rispondere. Allora, adesso stai dando delle, ti stai dando delle risposte. No, la domanda è questa, c'è la possibilità purtroppo che questo qua ritenga troppo difficile trovare tutti questi punti di via per poter mettere le frecce dentro un bersaglio 3D e dire raga forse il... Ma no, hai ancora messo il punto di vista, hai di nuovo dato una risposta. Questa è la mia. Sentiamo la domanda, ora vuole il punto interrogativo alla fine. È che è difficile trovare un arco... Ma non c'è una, non è una domanda quella, non c'è il punto interrogativo. Come trovo un arco? L'arco è questo, potrebbe essere a 25 no, non riesco a 25 euro. Però posso partire da un'altra. È sempre obbligatorio. Dimmi. Nel senso che visto che ci sono passati, con un arco estremamente morbido, è pressoché impossibile riuscire a trovare dei punti di mira perché mirati che siano, che possano fare prendere un bersaglio. Non c'è il punto interrogativo. Hai ti sei nuovo dato una risposta. È un'affermazione, ma se tu hai qualche cosa da dirmi me lo dici. Ma non c'ho da dirti, se vuoi che ti risponda alla tua domanda, devi mettere un punto interrogativo alla fine. Se no non è una domanda, hai già dato la tua risposta. Io ti sto dicendo. Con i bassi è impossibile prenderci. Chi l'ha detto? Ma assolutamente no. Io ci ho provato, vabbè, te non ci sei riuscito. È logico che più libri hai, meglio è. Senza superare un certo big game, ma se te vuoi la moglie ubriaca e la botte piena non siamo tanto d'accordo. Io questo che ti dico, secondo me, ripeto, per avere un minimo di vantaggio che ti permette di prendere il centro, cioè è possibile che l'allievo se ne vada, cioè tutto qui perché non lo prende. E non c'è di nuovo il punto interrogativo. No, no, è un'affermazione. Vabbè, prendo atto delle tue affermazioni, non posso rispondere. È vero o non è vero quello che afferma? No, è assolutamente vero, anche se a te è capitato, ma non è assolutamente vero. Ma con il lombò ferro si può fare. Ma insomma, volete usare il lombò e poi volete che funzioni come un compound? Non funziona così il mondo, non funziona così la vita. Se volete usare il lombò è il tiro più difficile che esista al mondo. Dovete essere ben consapevoli che si fa fatica, si è frustrati già fin dall'inizio, tutto vibra ed è una biscia che non sta ferma. E volete anche fare centro con poche libre? Ahimè. Hai appena detto un compound. Al compound almeno metti quel puntino della miseria, un po'. Devo avere un bradino, ma ammazza il sole. Guardare c'è tutto, guardando la ferro, se io fuori non posso ritornare acqua e poi tenendo fermo la freccia dal punto di qua, il centro e mi lascio. Certo, i battuti manuali di guru dell'Arotombo ti dicono fissa il centro e in visione secondaria quando si sta nel nodo. No, la visione secondaria dice no, come ho detto prima, vicino alla punta. Faccio un'azione più bella, ma con i pezzuti mi vedo che uno spazio un po'. E dico, a quella distanza devo tirare al ginocchio. E allora il ginocchio, pom! E poi la fetta di... Ma è gente. E poi ho fatto il capo del tempo. E faccio qui. Poi, guardando il centro, procurando. Beh, potete venire bene. È la condizione migliore, però molto difficile, e comunque tutti quelli che fanno queste cose qua in Chicago dicono no. Secondo me è 18 metri, secondo la mia tabella devo mirare 5 cm sopra il ginocchio con quell'animale. Guardo 5 cm sopra il ginocchio, e poi continuo a fissare lì e poi col ginocchio guardo dove è andata la freccia. E se ho fatto tutto bene è andata nel centro, se no
la seconda freccia prenderò le contromisure opportune. Vabbè, qua l'abbiamo già visto, la nostra freccia. Cosa si può fare? No, però scusate, sono ancora obbligatori le frecce di legno con l'uomo. Assolutamente, sì, assolutamente. Lui diceva appunto che anche la cocca non è ammessa, bisogna fare. No, 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 la cocca può essere di plastica. Non è l'arco storico, che non c'è tra niente, l'ho affidato. Trovato il fatto? Sì. 290 euro. Però vi consiglio il più bello. No, però se 290 alla base poi sono. Ma guardate il trofeo, insomma, il 500 euro che ci vendono. 500 euro che l'americano. Per cui non è un buono. E infatti il catrato. Ah, è come dire le babbo costa il caro. Comprate le X10. Allora. C'è anche che roba da meno da me che non costa. Allora, che possiamo mai fare? Si può dare guarda, di niente. Allora, ve lo dice il costruttore che materiale un po' da usare sul normalmente ormai quasi tutti, praticamente tutti i costruttori usano materiali sui tips e colle adeguate all'utilizzo anche in colle veloci. Però io non andrei su colle rigide, starei sullo stesso ragionamento che abbiamo fatto per l'arco nudo. Quindi, Enema, Spectra e compagnia. Però ormai quasi tutti, comunque lo vuoi è chiaro su questo, quasi nessuno considera un dato. Tutti possono si può usare. Una domanda sui materiali, poi ti faccio un dettaglio. Con diciamo col tradizionale, con l'istintivo, riesco a farmi un a portare le lunghezze, perché diciamo che anche sono arco lungo tradizionale, capito più o meno un arco quanto portando quanto è lungo, magari rispetto al lungo di chi lo usa, ma sul lungo ho sempre anche visto le lunghezze. A volte diverse, cioè 70, 68. Allora, intanto che mi già la parola long. Long. A dire la verità sono più corte, buono che non lungo. Ma il dire long è già sbagliato in partenza. Il nome che gli ha dato capitano è long. Però strutturalmente e anche per quanto riguarda effettivamente la costruzione non è un lombò, perché il lombò è quello della guerra dei cent'anni, è quella del 1300, diciamo che è più un flatbow americano, il nome esatto sarebbe quello, anche se poi in Apitarco l'ha chiamato lombò, però poteva chiamarlo Pippo Cavallo, sarebbe stata la stessa cosa, come l'ha chiamato anche istintivo, ma distintivo poi non. C'è il tiro istintivo, l'arco Pippo Cavallo. Quindi normalmente la domanda poteva essere qual è la lunghezza migliore. Allora, ti dirò qual è la lunghezza migliore. Tieni presente che ci sono delle regole, nella fitarca ci sono, ma in più o meno tutte le federazioni ci sono delle regole sulla struttura del lombò. Quindi come può essere, non deve avere parte, in alcune federazioni non deve avere nessuna parte di curva, anche senza corda. E in particolare in fitarco, perché stiamo parlando di fitarco, deve avere una lunghezza minima, non massima, minima, che è 160 cm per gli uomini e 150 per le donne. Come misurate? Misurate ad arco carico sulla lunghezza dei flettenti. Questa è la lunghezza minima. La proiezione a terra? No. Hai l'arco montato? Sì. Benissimo, con la corda misuri questa, tutta questa distanza. Ah, ok. Ovviamente non ci sono le parti ricurve. Certo.
sarà un pezzo, una curva unica, prendi il metro da Sarta, non basta perché è solo 150 cm, e lo misuri. Ed è la misura minima, quindi c'è solo un minimo, non può essere corto, infilato. L'altra c'è, ognuno ha le sue regole. E tutta questa ad arco montato non ci devono essere parti ricurve. Poi quando lo molli può essere tutto il ricurvo che vuoi, non c'ha limitazioni da fitarco. Però ad arco carico non deve avere la corda non deve appoggiare sul piede. Bravissimo, non ci devono essere parti con controcurvatura. E deve avere questa lunghezza minima, 160 per gli uomini, 150 per le donne. Poi può essere anche 1000 pollici, 100 pollici. Ok? Qual è la, il come la cosa? 66, 68, meglio 66. 66 è il miglior rapporto, facilità d'uso, potenza effettiva rilasciata, energia elastica potenziale rilasciata. Indipendentemente dal lungo. Non guardate più la lungo, non esiste più la lungo. Anzi, già che stiamo parlando di questo, affrontiamo anche un argomento che è un argomento che sento sempre e non ho affrontato prima durante la messa a punto, mi sono scordato di affrontare. '66, '68, '70, adesso 72, 74, sapete, tra un po' pure 80, 1000. Ma effettivamente perché? No, c'è un perché. Certo, di la tua. Certo, di la tua. No, ho detto perché 66, 68, 70. Ma per definizione con l'arco mitico fino a 70, con l'unico 68 e non vuole 66. Ma perché questa distanza? Come l'hai stabilita? Ma è sempre la differenza, con 64, non è più corpo che è più. Cioè, quando vado a dire l'uomo che sono molto vecchio, la progressione è. Boh, questa hai detto la tua, stop, basta. Hai detto la tua. Poi ti dirò se è bene o male. Teoricamente a quanto lo tiro carico il settente, il centro del settente, quindi viene data da quanto lo piego. A seconda più si allunga, più è l'allungo. No, mi interessa sapere tutte queste cose. Più ho l'allungo lungo, più ho bisogno di un arco lungo, perché rischio di piegare troppo dei flettenti corti. O troppo poco di effettenti. No, hai detto la tua. Qualcun altro? Sì, per definizione un robot dovrebbe essere almeno sopra i 70. Ah, zitto, questa è una detto, perché in tutti i tipi di archi, parliamo di giudici olimpici, lasciamo stare da parte un attimo i robot. Così sicuro. Non riesce a dare una buona efficienza del. Ma perché archi come questi? Perché? In archi come questi c'è una differenziazione tra short, medio e long, super long, extra long. E perché 25 pollici? Perché se io lo tendo a una determinata lunghezza, a un certo punto vado a fare la base del flettente, che è la parte più. Hai detto la tua basta? Sono dell'angolo che si fa. Basta. Per far sì che il flettente. Sbagliato. E fa sì che effettivamente abbia la maggiore efficienza la lunghezza della cena. Con la piegatura, per l'altro che si forma un pochino, per l'altro che si forma in ancoraggio. Per quell'angolo che si forma. No. Per l'angolo che si forma su più. No. No. Qualcun altro? Dai, forza, non siete timidi. No. No? Poi? Sì, funziona da lungo, sì. Ma poi? Sì, nel senso che se più l'allungo è lungo e più l'angolo che si forma tra. No.
Ma perché adesso fanno i 72? Con i 27? Per creare, per vendere, bisogna creare un buono, allora sono d'accordo. Vendimi questa pena, no, stai la storia. No. Vendimi questa pena. Vendimi questa pena. Sì. Vendimi questa pena. Sì. Come fai a vendere? E questa è una bella pena, no, è stata... Non mi serve. Prima devi crearmi un bisogno. Voglio assumere delle persone. Mi segni il tuo nome sul, sul foglietto di casa. Non vuole la pena. Ce n'è quello, Prima bisogna creare... la prima regola del marketing. Prima si crea il bisogno, dopo si crea la vendita. Io infatti sono impiegato dello Stato. Queste cose qui non le posso sapere. Ero un impiegato dello Stato. Adesso sono impiegato lì. Il prosciutto era un po' d'acqua. Allora, non dici, dai, forza, forza ragazzi! Qua è importante. Perché hanno fatto una differenziazione tra 66, 68 e 70? Tutte le vendite sono così, no? Cosa le, come le vuoi flettenti da 66, 68 e 70? Ma anche per l'altezza della persona? Ma più che altro uno può essere alto 60 e allungare 86. Scimmie. Cioè sempre le frange di le qua. E uno è più alto, anche più basso, uno sa che io sono posto a non è che ci serve tanto tutto. È una spiegazione normale. Che lo dici? Forza, dai, qui nessuno viene in mente niente. No, questa siamo a parte che questa anche saperlo. Potrebbe anche sfuggire. Però ve lo siete chiesti perché? Ai vostri allievi cosa fate? Misurate la lunga e dite da 20, da 26, da 20, fino a 27, vi do il 66, da 27 a 29. Oh, ma non lo sentite dire queste cose? Da 27 a 29, ma no, non c'è un cazzo. Da 27 a 29 do 68, oltre 29 do 70. Oppure sento Vittorio, se mi fa uno sconto e vi do e vi piombo il 72, se avete 30 pollici. Ma perché è stata fatta questa differenziazione? No. Perché Mario la geometria degli anni di Vittorio. No, no, devo fare una diapositiva per questo, ho già capito. Allora, adesso abbiamo giocato, ve lo dico. Allora, sappiate intanto, togliamo già le domande successive che possono pervenire, che non c'entra niente l'angolo formato, l'angolo acuto formato dalla presa della corda. Non c'entra niente. Tant'è, e me lo conferma Massimo, di sì, di sicuro, che ci sono archi da 54 pollici con allunghi anche di 31 pollici, senza nessun problema di presa mediterranea della corda, addirittura presa mediterranea. Quindi non esiste un problema di quanto è l'allungo, ok? Non è mai esistito e mai esisterà. Tant'è che ci sono archi, cosiddetti archi da caccia, da 54 pollici, che si può allungare tranquillamente fino a 31-32 pollici. Anche di quelli che vanno a cavallo. Senza che ci sia... Ho detto gli archi da caccia, ma ci sono un sacco di altri archi, tipo l'arco soleano, l'arco ungherese, uguale, l'arco cassai, ma non andiamo a cercarci tutte queste robe. Quindi non è un problema dell'allungo. Non è il problema dell'allungo. Dov'è il problema? Il problema è nato negli anni 80, pensate un po', negli anni 80, e ci stiamo di nuovo trascinando dietro queste cose anche sui manuali, anche sugli ultimi manuali. Il problema qual era? È che una volta che noi usiamo il clicker e abbiamo l'arco limpido, abbiamo bisogno che da qua a qua, all'uscita del clicker, il diagramma di trazione sia assolutamente lineare senza nessuno stack. Lo stack vuol dire incrementi positivi o decrementi negativi. Quindi nell'ultima frazione, negli ultimi due pollici, tre pollici, in cui
arrivo all'ancoraggio, posiziono l'ancoraggio, faccio scattare il clicker, il mio diagramma di trazione sia sicuramente lineare, perché vuole vedere, mentre esco dal clicker c'ho un muro e non riesco a vedere il clicker. Quindi questa è l'imprescindibilità che i costruttori riflettenti hanno nel riguardo dell'arciere. Quindi garantiscono, hanno garantito negli anni 80 che indipendentemente dalla costruzione ti garantivano che un certo punto del diagramma di trazione libre a lungo, diagramma di trazione, un certo pezzottino di almeno 3 pollici di diagramma di trazione era lineare. Poi c'era appunto tanto di guadagnato, ma un pezzettino di sicuro. Come te lo garantivano? Nel 66 pollici ti garantiscono da 25 a 27, nel 68 pollici ti garantiscono da 27 a 29, nel 70 pollici ti garantiscono dal 29 al 31. Mi torna? Sì. Perfetto, benissimo. La grandezza delle mani non c'entra niente. Non c'entra. Solo ed esclusivamente quello. Quindi nella scelta del flettente negli anni 80, io in base a quanto facevo scattare il mio clicker compravo i flettenti, perché il costruttore mi garantiva la linearità del diagramma di trazione. Certo, 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 certo. Il negoziante poi lo sapeva e ti diceva: misuriamo con la freccia famosa dell'allungo, quando te stai per scattare il clicker ti do i flettenti che il costruttore mi ha garantito che in quella zona ho un perfetto diagramma di trazione. Ok? Finito! Tutti i flettenti hanno un diagramma di trazione perfettamente lineare da 0 a 100. Comprate cosa volete. È solo una scelta soggettiva. Sappiate che i flettenti sono corti, sono un pochino più duri, danno un pochino più di, all'inizio un po' di nervo, però non c'è nessunissima differenza per l'arco olimpico ed è soggettivo per le loro sensazioni, possono comprare cosa vogliono. Nell'arco nudo io ho un grosso problema, devo avere stabilità torsionale, questa zona deve essere rigida, ok? Questa zona deve essere rigida, più l'arco è corto più questa zona è rigida, più è rigida e meno torsioni al rilascio. Quindi non è tanta roba, non è essenziale, anche un 70, io allungo meno di 27 e quindi ho il 66, però non mi serve di più, ma anche col 68 tiro bene uguale, eh? Anzi, una volta usavo il 68 con meno di 27 di allungo. Però questo mi piace perché dopo che ho un pochino più di dimestichezza mi piace il tiro e lo preferisco da 68 e anche da 70, tenendo presente che l'arco nudo vuole anche un po' di muro alla fine, non è che voglio avere tutto morbido, perché io devo poi avere una memoria muscolare sul mio allungo e quindi devo avere poi anche un po' di muro. Per quello che entra poi la soggettività e entra come aumentare la performance nei dettagli. Però una cosa da sapere è che non fossilizzatevi, se no andate poi a finire in quell'istruttore che se non era un ottavo di Tiller e un ottavo di punto di cocco era la morte, perché le pietre anche
i flettenti non sono scesi dal cielo sulle due pietre. Però, o almeno non più. Fermo, gli ultimi prodotti hanno la caratteristica dello smoothness, cioè il diagramma di trazione non è proprio così perfettamente dritto, ma nell'ultimo pezzo c'è una leggera dopo il 28. Ti rendi conto che non le pubblica più nessuno di diagrammi di trazione. Però io nel corso istruttori di secondo livello con Botto me l'ha fatto vedere. Ma vecchi, sono vecchi i diagrammi, non c'è più nessun costruttore che ti può fare i diagrammi di trazione. Quindi lo smoothness non c'è più nei differenti. Ma secondo me no. Non è che prendiamo tanti materiali noi proviamo uno o due materiali in tutto, almeno io poi sicuramente so. Molto ne sa proprio di me, perché io spero che a Cantalupa faccio il diagramma di trazione del materiale. Però danno la macchina, non lo deve neanche fare l'acciaio. Io ho fatto il corso di secondo livello nel 2009, quindi sono passati 13 anni, ancora se sì. Qualcosa sarà cambiato. Ma adesso non vengono neanche più pubblicati. Una volta tutti pubblicavano i diagrammi di trazione, perché tutti volevano vedere se era vero quello che i costruttori... Adesso nessuno. Ma poi è logico, no? Il materiale è talmente evoluto che vorrei vedere che avesse... nel diagramma di lavorazione avessero lo smoothness o uno stack positivo o negativo, ma cagare, costano 1.000 euro su due tempi. Sullo stack se ne parlava anche allora, effettivamente. Eh sì, ma c'era. Infatti il costruttore ti garantiva una zona sicura. Perché per l'Olimpico, cavolo, è importantissimo che dal clicker non ci siano casini. Ma il discorso dei riser più lunghi o più corti, adesso addirittura ho detto che il panorama da 30 nel pass, cioè la cosa non mi voglio pronunciare. Io ho tirato dal 17 pollici al 27 pollici. Io ho trovato la sua differenza. Cioè se ben bilanciato, se ben appesantito. Cosa ho detto prima? Per ben io per aumentare le vendite devo creare una novità e con la novità genero bisogno. Però in alternativa qualcuno mi deve giustificare che si fanno più punti con un 27 o un 29 pollici. Ma come me lo giustifichi? Dicendo che Lundmark usa il 29 pollici e fa i punti, ma quello le faceva già prima. Con l'altro arco Lundmark è forte e quindi le fa i punti, cioè allora no, mi dici do l'arco a te e da 5.10 passi a 5.30 il giorno dopo le vendi tutti. Ma questo è successo con un unico accessorio in tutta la storia dell'arceria mondiale, nient'altro. E la combinazione e poi ragazzi allora taglia la testa al toro questo taglia la testa al toro. C'è gente che non dico ammazza la madre ma vende la madre per mezzo punto e sono i tiratori professionisti. Quando voi vedrete King Ujin che tira col 27 pollici lo compro pure io, ok? Tornando all'esame della rigidezza della parte finale del legno, usando per paradosso un 70 per una 1,27, mantieni più rigidezza perché non è no, assolutamente no, non c'entra niente. Ricordatevi che il flettente per arco lungo deve essere rigido. Sì. Deve essere rigido perché deve massimizzare la torsione, quindi deve essere rigido. E di conseguenza sono rigidi solo quelle da media gamma in su, senza contare perché c'è il problema dello streamwalking e quindi il flettente deve sopportare lo streamwalking, nel senso che quel doppio angolo deve far saltare il banco. Non esistono flettenti specifici al fondo, no? Non esistono flettenti specifici, ma non vedo la necessità. Sarebbe una bella idea tirarli fuori. Sarebbe una bella idea. Se io
tenda sotto. Il Chrysler 25, quando il Chrysler 19, è un piacere per una domanda, ma certo, io l'ho fatto. Il suo dinamometro si dovesse misurare. Ah, si misura di più, certo. Perché la gioco non è la stessa potenza, quindi. No, la... La potenza, non dico, come non l'ho detto. Certo. Il dinamometro arriva una sopra di là, anche da 40 lire, siamo con quelli da 70, stessi presenti, il Chrysler più corto, sempre 40 lire. No, no, se hai il Chrysler più corto, plegli i riflettenti, quindi di conseguenza è più libero. Perché cambia la geometria, no? Se il Chrysler è più corto, al tuo, a 28 pollici, se tu avessi 28 pollici a lungo, con il Chrysler più corto è più libero. Ah no, certo che no, assolutamente no. Anche perché i flettenti moderni sono lineari, praticamente su tutta la loro lunghezza. Di torsione. Si sente se un flettente più rigido personalmente rispetto a un'altra si prende in mano una cosa di certo. La sensazione soprattutto quando è rigido. Se è rigido, se è rigido è bene, se è morbido non tanto bene. Io sono largo così, questo modo di flettente non so se non si ferma, però sono largo qua di un'altezza andiamo avanti, no? Sì. No, non puoi fare la cosa. No, io mi ubriaco con quel muscerito, perché io ci vuole la sua via. Io sono felice, lo giuro. Allora, dove eravamo rimasti? Messa a punto qui. Che cosa si può fare? Per mettere a punto un robot, non è che si possa fare tanto, eh? Allora, prima di tutto si cerca la freccia che ho trovato. E anche qua, le frecce, ci sono certe frecce che stanno come la C, a momenti, nel robot. Quindi cercare la freccia adeguata. Ci sono dei sistemi per la freccia adeguata. Se conoscete un buon negoziante, che ce ne sono, che ne capiscono, non tutti, pochi. Uno può essere ad esempio quello di Bergamo, Robicasti, che tra parentesi vende anche il Falco. Quindi. Sì, in Italia. Però potete comprarli anche direttamente. Settare un corretto punto di go, spostare il center shot al massimo 3 mm, perché sennò è vietato il regolamento. Spostare l'aletta indice. Ferruccio, come lo sposti se non lo mettendo nel materiale. Poggia la freccia del corpo di lima, così la freccia sta ferma e poi puoi aggiungere del materiale per al massimo 3 mm e per un'altezza al massimo di 2. Quindi sul tappetino sostanzialmente? Sì, e 2 cm può essere alto il tappetino. E quindi appunto puoi già preparare il tappetino? Sì, puoi mettere dello sbuco, potete fare quello che volete. Aumentare o diminuire il brace. Spostare la letta indice che serve. Sì, questa è la mia. Non so se avete sentito male. Esatto. Sentire, scusa, sentire. La più grande cagata. No, può darsi costruito apposta per passare la letta in quel momento. È la più grande cagata della storia delle cagate. Ma non diciamo che è Filippo. Anche con la voglia, diciamo. Io una volta una gara l'ho tenuta così, è diventata legge. Tanto per dirvi quanto un qualcosa che più o meno può sembrare che funzioni, poi alla fine diventa. Metto la letta indice all'interno perché mi fa da bottone, ma sento dire delle cose del genere. Senza pensare che quando tiro la freccia la letta indice sono qua, non ce l'ho là, dove dovrebbe essere il bottone, dimenticandosi di questo piccolo battuto.
Comunque, e oltretutto, come vi ho già detto e abbiamo visto che filmate ad alta velocità, una volta che parte la freccia non sappiamo dove andrà quando passa lì l'aletta. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo mai. Indipendentemente da come l'abbiamo impostata. Non sappiamo quando passerà lì come sarà messa. Perché non sappiamo, perché ruota di sicuro. Tutte le alette ruotano. Anche se sono in penale dritte. Anche se sono in penale dritte. Un pochettino ruotano. Quindi basta che in questo tratto ruotino di un grado, due gradi, e già l'aletta indice è già diversa da come l'abbiamo impostata. A proposito di rotazione, scusa, poi con un prometto un certo, mi fai bene a dirlo, perché non è che quello ne ho parlato. Il senso di rotazione che dobbiamo dare alla corda per l'arciere destro. È quella che non ti fa togliere il servino. No, prima siamo ancora alla costruzione, diciamo, della sì, corda, allora. Non ancora fare il servino, poi dobbiamo dare i primi giri di costruzione. Fai il serving e poi vedi di qua il serving si srotola, di qua si fa un giro, nel senso che il serving a mano è funzione della cioè c'è destro con rotazione oraria, c'è le sinistro di oraria. No, neanche le alette. Mi hai distrutto un dito. Neanche le alette. Io per anni ho usato le alette di Seimandi che mi regalava, siccome gliele regalavo 80 a lui me ne regalava un pacchetto a me, e ho sempre usato alette sinistre, il mio mancino, e ho fatto a volte anche più punti di lui, quindi parliamo delle pinguini, certo, abbiamo anche sfatato questo mito. E poi, se poi avete dato 15 giri alla corda, questa non si muove più, neanche se piangete cinese, una volta che incoccate. Quindi giratela come volete, come vi è comodo, come avete. Io giro il serving così e poi la corda la rotolo così, punto. Poi non sto a guardare, anzi lo faccio proprio al contrario, effettivamente, perché poi il lupo grosso ce l'ho di qua, quindi alla fine è esattamente al contrario. Funziona. Incredibile, funziona. Poi inclinazione, dritte, inclinate. Io ho sempre messo dritto. Esatto. Perché non ha poco, anche se senti che lo spin-off ha un significato, il cosiddetto spin-off. E i compoundisti. Si sente questa storia dello spin-off che ha un senso. In effetti non è mai stato da nessuno. Solo Xot insiste su questo fatto che lo spin-off è meglio. Ma più sul fatto che male non fa. Lo spin-off sarebbe... Qui alla fine, male non fa. Lo spin-off sarebbe la torsione. La torsione. Però gira troppo piano per avere un significato. Per avere un significato, la rotazione della freccia dovrebbe avere una grande rotazione in modo da aumentare. Faccio un passo indietro. Sapete perché si usano le canne rigate nei fucili di precisione? Per imprimere la rotazione. Stai zitto che devo fare. Sì. Per dare più leggerezza. Per? Dare più leggerezza. No. L'effetto esecutivo. Hai detto la tua, zitta. Te? L'effetto no? Un pochino. Te? Per far uscire il condotto da ruotare? No. Oh, no, sì. Ma sì, ma non è quello. Perché ruota proiettile. Ma c'è un motivo, io lo sapevo. Perché il proiettile è un'ogiva. Sì, sì. È un'ogiva. La rotazione ad alta velocità sposta la massa in avanti. Il centro di massa lo sposta in avanti, la rotazione, se no si ribalterebbe. Si ribalterebbe, esatto. L'ho letto in dove non c'era le canne non sono rigate, nei cucini da fare. Okay. Dove c'hanno la bella palla rotonda, che non me ne frega niente se si ribalta. Ok, però ci vuole alta velocità. La freccia ha una velocità irrisoria.
non ha nessun significato che giri o che non giri. Se gira, male non fa, cuore non vuole, però... Quindi anche l'inazione delle pinguini. Mettete, io consiglio, perché nessuno mi ha mai spiegato bene, in modo da convincermi, che abbia un senso inclinare. Sì, non c'è scritto nessuna parte. Vabbè, magari se mi convincono, che ne so. Sulla terra piatta non mi hanno convinto. Sulle scie chimiche neanche. Allora, pensavo che mi dicevi sulle scie chimiche, scusa. No, 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 non lo so. Prima interrompo di no, io sì. Allora, vedendo chiacchierare con lui, ho detto che c'era un tenente ricco, e il suo tenente, sono tre gloria, tirando le sue specie del mio arco. Allora a quel punto lì, vabbè, le inclino a chino. Visto che già avevo il predatore che avevo sguinciato un po', allora scoprivo quel predatorale mio, non è molto attivo. Ecco, è che è più per proprietà che l'altro. Però, sul lungo si credevo che visivamente aveva un volo migliore. Poi no, guardavo se si sentiva la voce, scusate. Questo lo taglio, non lo faccio vedere. Tanto fallo tirare con le frecce in carbonio e in alluminio, tra cui cominciare. Non mica detto che devi, che devi farlo a tirare, se non fa le gare, fallo tirare con le frecce, perché che tanto è più facile da messo. Non riesce a farlo perché deve usare le frecce di legno. Ho capito, quando farà le gare. Se non ci piglia, se un puntaspilli dove tira, aspetta a fare le gare. Sì. D'accordo. Quando farà le gare comprerai le frecce lunghe abbastanza che non abbia uno spine adeguato. Comprale anche a poco, vai su AliExpress, cazzo, compra. No, non ha importanza che non siano spinate perfettamente, adesso lo vediamo. Tu parli di legno? Sì, quelli di legno. Compra da poco. Quando l'imperfezione dell'arciere è superiore all'imperfezione del materiale, l'imperfezione del materiale è più grande. Allora, anche frecce non spinate, ma comunque di flessibilità adeguata, messe e costruite opportunamente, quindi con la lamella perpendicolare, adesso vediamo questo. Mettiamole queste frecce, teniamole lunghe finché basta, le facciamo lui a quanto lunga? 25 volte, teniamole 30. Se ha poche libre. Ci sono un po' da 25 libri in su, i globogli esistono. Sono soldi un po' buttati, perché dopo un po' sono buttati, perché non si possono cambiare le tette, nessuno può. Quello che dico. Lombò è l'ultima cosa a cui io devo... A te, fallo tirare con l'intimo, sto ragazzino. Eccola qua, vediamo. La piega. Questa è una freccia di spine, vedete? Che quando ruota intorno all'asse, si passa in modo adeguato. Senza. Ovviamente questi tipi di arco sono quasi d'obbligo, anzi sono d'obbligo, anche se non sono obbligatorie, nella rete naturale. Perché la rete naturale? La rete naturale perché provocano molto delle interferenze piegandosi all'autorenza. Quindi anche se tocca su una finestra con la rete naturale. Certo, lontano, è trascurabile l'interferenza. Arrivo subito. Disillusite.
Fatemi parlare. La freccia corretta è probabilmente quella che vola meglio, ma di sicuro va scelta quella che impatta dove si mira. La ricerca viene fatta in base ai libraggi indicati dal produttore di frecce. Tenete a mente questo. 10-15 libri in più rispetto alla potenza sviluppata dall'arco per chi allunghi lunghi e 5-10 in meno per chi allunga poco. Ma ovviamente bisogna provare. Però normalmente le frecce vengono vendute non a spine ma a libraggio. Ci sono frecce da 50 libre, frecce da 40 libre, frecce da 30 libre. E voi tenete conto di questa, è già non ho sbagliato di tanto. Complimenti. Risultato mi tagliavano le mani, eh sì, certo. Alla fine da solo le ho passate tutte, ho fatto 5 misure in più. Eh sì. Allora, il materiale migliore è sicuramente il cedro, che non c'entra niente col frutto. Il cedro è una conifera, come il pino e l'avete. Ok, quindi per conto ci sono tranquillamente anche frecce di pino e l'avete, c'è più o meno. Costano meno e per iniziare ci sono su AliExpress vendono delle aste decenti intorno ai 3 euro 2,50 euro l'una, quindi so possiamo, cioè, si può fare. Punte a vite 80 o 100 grani e la sezione normalmente è questa 5 sedicesimi, 11 trentaduesimi, 24 sessantaquattresimi. 24 sessantaquattresimi ve li dimenticate e normalmente si usano i 5 sedicesimi o gli 11 trentaduesimi, che è la sezione della freccia. Okay. Cocche coniche, si possono anche montare degli unibusci eventualmente, ma normalmente si inseriscono. C'è una specie di temperamatica dietro da fare il cono e poi si inserisce la bocca. Anche qua ovviamente i dettagli contano man mano che aumenta la vostra precisione nel mettere la cocca. Potete comprare aste già selezionate oppure selezionarle voi. Quindi dovete pesarle, controllare la terminità su un piano. Normalmente c'è un piano in cui potete fare rotolare la freccia di accorgente e poi controllare lo spine con questo apparecchiattino che non è altro, mettete un peso e c'è questo orologio che vi dice qualcosa, non dice lo spine ma dice qualcosa e controllate che siano tutte con la stessa piegatura. Dopo aver controllato prima pesatura e leggerità, dopo controllate lo spine. E poi fate la prova del raggruppo. Il primo tiro del pisciato prima. Il primo tiro con il pisciato per il resto valgono le stesse regole dell'arco nudo. Con spennato carta, lateralità con senza shot, spostamento del braise e sapete benissimo che possiamo anche ruotare l'arco per far andare le frecce a destra, eventualmente. Ma normalmente quello c'è da brindare. Considerazione finale. È bene ricordare che in balistica il danno non viene dall'entità del disturbo, ma dalla incostanza che ha origine nella complessità del sistema. Un bottone ammortizzatore può essere controproducente se la rigidità della freccia è già ottimale. Un rest tecnologico nelle mani di un arciere mediocre non dà risultati migliori di quelli che otterrebbe un semplice appoggio volontario. Il vero miglioramento qualificante è la costanza dell'esecuzione. Ok? Poi, quando faremo poi un corso solo sul tradizionale, potremo, io porto anche gli archi, potremo fare le prove, possiamo fare le prove delle frecce. Sapete comunque che le frecce hanno una lamellatura, quindi nel posizionamento della cocca non possiamo metterla a caso, ma dobbiamo sempre metterla in modo tale che la lamellatura sia orizzontale, perché
quando le abbiamo spinate qua, qua, il peso l'abbiamo messo con la lamellatura in questo senso, ok? Nel senso dove effettivamente dovrebbe essere più rigida, mai con la lamellatura in questo senso. E quindi la cocca va poi messa di conseguenza. Ah, ce l'ho il filmato, ce l'ho. Eccolo qua. Non mi ricordavo. Scusa, Ferruccio. Ehi. Voleva chiederti cos'è la lamellatura. No, cavolo, no. Eccolo lui. È stato 5 volte campione del mondo. Negli Stati Uniti. Ha vinto un sacco di soldi. Ecco qua. Soldi? Soldi, soldi. È un po' rallentatore, eh? No, vabbè, non tanto, non è... Sì, non dietro, non fa niente. Vedete? È come l'arco era stretto, perché l'uomo prevede di tenerlo stretto. Però questo è un super... un grande... David Wallace è uno dei... veramente è stato uno dei più fortissimi. Vediamo. Ho messo in loop. Guardate come va in ancoraggio. Guardate la mano che stringe l'arco. Avvolta, mano rilassata. E guardate dove, come il punto di spinta, come è messo. Non muove, vedete che la testa non si è mossa esattamente come una cosa. E guardate la faccia di quello dietro come c'è rimasto. Il nonno. Ok. Facciamo 5 minuti. Sì.